Ciao bibliofili, bentornati sul canale, oggi sono qui per fare un altro book tag un po' diverso e divertente rispetto agli altri Il tag si chiama Il libro risponde Sì, Il libro risponde, è stato inventato, ideato da Stefi1986 e mi ha taggata Alice di Alice Love Books che io adoro e ringrazio tantissimo, vi lascerò i link di entrambi i canali nell'info box E si tratta di rispondere a delle domande prendendo un libro è difficile da spiegare, insomma, si deve scegliere un libro. Alice ha scelto 50 suonatori di grigio e ha fatto morire dal ridere col suo video. Io invece ho scelto Twilight di Stephanie Meyer. 10 domande: bisogna per ogni domanda aprire il libro e eh, scegliere senza guardare una parola, indicandola semplicemente con la mano e appunto rispondere in base a quella parola o a quella frase. Spero di essere stata chiara nella spiegazione, ma è più facile nel vederlo che spiegarlo. La prima domanda è, questa parola indica la tua personalità? Quindi prendiamo Twilight. Circolare? La mia personalità è circolare? Non, non so se sia un bene o un male. Questa parola indica ciò che desidero, ho paura. Un posto nuovo, questo è vero, oddio. <ride> un posto nuovo. Sì, mi piacerebbe andarmene da qui. Questa parola in, la dedichi ai tuoi nemici. Va bene. Miele. Dedico del miele ai miei nemici così magari si strozzano? Può essere. Questa parola indica la tua sfera sessuale. Di questo ho ancora più paura. Oddio. Sorpresa. Mm, la mia vita sessuale è una sorpresa. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Mio dio, non avevo letto le domande prima di fare questo tag. No, sto leggendo. Vegetazione non mi accadrà, accadrà mai la vegetazione. Indica che non ti accadrà mai. Va bene, non mi accadrà mai di avere della vegetazione, probabilmente. Ora si passa alle frasi. Questa frase sogni di tatuartela. Oh mio Dio. No, sto di nuovo leggendo. Scusa, mai accoltellato Edward Cullen con la matita o cosa? Ah, quindi sogno di scrivermi questa domanda sul corpo. Scusa, mai accoltellato Edward Cullen con la matita o cosa? Va bene. Può avere un grande significato questa frase in fondo, c'è cioè Edward Cullen dentro. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Oh mio dio, lo prometto. Non lo so, prometterò qualcosa in cambio di ricchezza immediata. Questa frase la userai per abbordare si dirissero verso l'auto chiacchierando allegramente e io imboccai la strada che mi aveva indicato Jess. Frase perfetta per abbordare. Questa frase rappresenta il tuo futuro. Mio Dio. Sentì la sua portiera sbattere e mi voltai. Anche lui si era tolto la felpa e mi dava le spalle, rivol rivolto verso la folta vegetazione al di là del pick-up. Mmm. Il mio futuro. Va bene. Guardrò qualcuno sbattere la portiera e voltarsi e togliersi una felpa e darmi le spalle. L'ultima domanda: tagga tre persone e dedica loro la nuova frase selezionata. Allora, taggo Il salotto di Simona, Fanny Ride e You Cosplay. Spero di aver azzeccato tutti e tre i nomi. E eh, visto che vi taggo, vi devo dedicare questa frase. Una sola eccezione: preciso lui, per pure ipotesi. Una sola eccezione. <ride> È stato divertente, pensavo peggio, mi sono divertita nel farlo, ringrazio ancora Alice per avermi taggata e eh, non vedo l'ora di vedere anche i video delle persone taggate e il libro che sceglieranno. E noi ci vediamo al prossimo video, bibliofili. Ciao!